Un accordo di programma che esclude la VAS, valutazione ambientale strategica, su questo punto si basa il secondo ricorso che Italia Nostra sta preparando contro la realizzazione del Palazzo della Regione nell'area di risulta a Pescara. I legali dell'associazione stanno ancora studiando il documento annunciato nei giorni scorsi da Regione e Comune di Pescara, ma già sarebbero emersi elementi di evidente incongruità, come spiega Massimo Palladini di Italia Nostra. Il ricorso che noi abbiamo presentato ed è ancora pendente è per assoggettare questo progetto a valutazione di impatto ambientale. In questo caso si vuole evitare invece la valutazione ambientale strategica. Sono nomi, sono sigle, ma che significa semplicemente, sono due spazi previsti dalla legge di partecipazione dei cittadini e delle istanze tecniche che possono in quella sede, in quello spazio previsto, presentare delle obiezioni immotivate. Ora, quello che non si riesce a capire di fronte a una scelta che cambia così radicalmente il destino dell'area centrale della città, ma non solo, perché l'amministrazione invece di fare appello alla partecipazione più ampia vada cercando tutti gli atti che la partecipazione la escludano. Noi a questo ci opponiamo per una questione di metodo, ma anche e soprattutto per una battaglia di merito. Oltre a questo ci sono altri elementi, spiegava prima, anche riguardanti questi benedetti fondi che ci sarebbero, ma poi ci sono o non ci sono? Allora, sono state appena messe a disposizione le carte di questo accordo, le stiamo ancora studiando, però intanto c'è da dire che questi fondi verrebbero parzialmente reperiti con la vendita delle attuali sedi della regione, quindi ci sarà tutto un processo che non è immediato, anzi è anche molto difficoltoso visto il mercato immobiliare attuale. Quindi c'è una incognita su questo diciamo, finanziamento. In secondo luogo, l'area non viene pagata, mentre invece si è sempre pagato così a parole, si è sempre detto che ci sarebbero state delle contropartite, non so, le Naiadi oppure altri benefit per il comune. E in terzo luogo non c'è nessun tipo di interscambio con la città, gli unici elementi di socializzazione che vengono citati esplicitamente sono la mensa e il bar, che vorrei vedere che non ci fossero, insomma.